Stasera è un po' una sera in cui insieme si passeggia sull'Europa, no? Un libro, in teoria è un libro di fotografie, in pratica ogni foto è commentata lungamente, c'è una premessa, ci sono conclusioni, è un libro un po' fotografico e un po' di commento, sulla proprio come è nata l'Europa, perché è un po' in modo partigiano comincio la nascita dell'Europa da Bologna. Un po' scherzo, ma un po' dico davvero, perché l'Università di Bologna, nel momento in cui in Europa ci si massacrava, eccetera, qui c'era la cultura. Quando noi vediamo nell'archiginnasio tutti questi stemmi degli studenti, dall'attuale Ungheria, alla Svezia, alla Sicilia, la cultura è stato l'inizio, ecco. Poi passiamo anche a descrivere i conflitti, le tragedie, e poi il cammino di un'Europa che tenta di tornare insieme. Andiamo avanti con tutte le precauzioni, con tutti. Non parlo assolutamente. Infatti sono questo, qua solo per questo. Di questo neanche sotto struttura. Allora, facciamo che ho visto un po' di stampa internazionale e l'Europa sembra non contentissima dei nomi che sono usciti, su tutti quelli di Berlusconi. No, non se ne vada. Siamo la Slavia che neanche un'ascensore. Professore, non se ne vada.